Buonasera, sono Ilenia della quarta B Scienze Umane Opzione Economico-Sociale. Con le mie compagne di classe sarà imparato Enza Ciorciari, Martina Iovine, Francesca Laporta, Aurora Monaco, Valeria Palandra e Anna Cervino, ispirandoci a un antico filosofo, Socrate, ideatore di idee e di rispetto nei confronti altrui, ma anche sarcastico e con tanto umore, abbiamo dato origine ad una rappresentazione teatrale dal titolo Il filosofo abusivo, è diviso in tre atti. Il primo atto è ambientato nell'agorà, il secondo atto è ambientato nella casa di Socrate e il terzo atto è ambientato nel giardino della sua abitazione. Vi auguro una buona visione. Atenese era figlio dello scultore Copramisco e della levatrice Ferrarete. La maggior parte della nostra conoscenza su di lui e sui suoi insegnamenti proviene dai suoi allievi, tra cui Platone e Senofonte. Trascorreva intere giornate dialogando con i suoi allievi, tra cui Critone, scontrandosi con i sofisti. Voi atenesi avete soltanto opinioni, opinioni su ogni cosa, per orgoglio o per debolezza. Parlate sempre di cose che non conoscete o che conoscete male. Ah, lascia stare, Critone. Noi teniamo conto di tutte le opinioni, anche se sono in disaccordo tra loro. Ciò che mi interessa è essere d'accordo con me stesso e non fare mai ciò che non penso. E cosa pensi? Cose che sai più di quando ne sappiano gli altri. Cosa so più degli altri? So di non sapere niente. Sei accusato di capelli oratori, sostieni pure di sapere e non sapere niente. Cosa intendi per capelli oratori? Che insegna l'arte del saper convincere o la ricerca naturale della vita? Perché mi poni questa domanda se conosci già la risposta? Ti sbagli, ti pongo questa domanda perché io cerco la verità. Mi limito soltanto a costringere gli altri per creare la comprensione. Non importa, non rivolgerti mai più ai giovani. Sì, ma per fare questo devi dirmi fino a che età alcuni sono giovani. Quelli che non hanno compiuto i 30 anni, ovviamente. E quindi, se vado a comprare delle olive da un mercante con meno di 30 anni, non posso chiedergli il prezzo. Non scherzare con me, Socrate, hai capito benissimo. Tu non mi permetti di parlare di giustizia. Rispetta i guardiani dei greci, se vuoi che le pecore siano in pace. E quindi, a chi ti affideresti per dirigere gli affari di Stato? Ma che domanda, ai cittadini? E come li scegliete questi cittadini? Li date a sorte con le fave di Pitagora. Sai bene che dirigere gli affari di Stato non è una questione molto semplice. Sì. E quindi, se dovessi fare un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirando a sorte? Ma certo che no. E il tuo medico, il tuo calzolaio, li sceglieresti tirando a sorte? No. Dunque tu non affideresti la tua vita ad un medico tirato a sorte, ma affideresti le sorti del tuo stato ad un cittadino qualunque. Siccome conosci bene la politica, perché non la pratichi dunque? Perché dopo il processo mi sono reso conto che è meglio combattere ingiustizie in mezzo agli altri per rendermi utile. Trascorso un'intera giornata all'agorà, di ritorno a casa. Anna, di buon'ora! Cara, io stavo parlando di cose molto importanti con i miei amici. Ed era più importante di tornare a casa. I sofisti, a differenza tua, lo fanno. I soldi non portano alla verità. Sì, ma non credi che dovresti sfamare i tuoi figli? Santippe, ancora più infuriata, non avendo ricevuto nessuna risposta, è pronta a farlo reagire in qualsiasi modo. Intanto Socrate, a causa del caldo, esce nel cortile, dirigendosi verso l'ombra sotto la finestra. Così pare a fare il pannolone. Non avevo detto che il tono di Santippe si sarebbe trasformato in pioggia. Alcibiade, avendo visto Socrate bagnato nel giardino, chiede spiegazioni. Socrate, mentre ho visto l'altro giorno tutto bagnato nel cortile, ma cosa è successo? Ho litigato con Santippe. Amico mio, dopo una lunga giornata trascorsa fuori, sono tornato e Santippe mi ha prima urlato contro e poi mi ha buttato un secchio pieno d'acqua addosso. Socrate, caro amico, non ho detto patente da parte tua nei confronti di Santippe. Io se fossi in non riuscirò a convivere, c'è sempre qualcosa di lamentarsi, ma non è in continuazione. Hai ragione, amico mio, ma io ne sono abituato. Abituato? Eh sì, è come se sentissi costantemente il suonare di un organo. Ormai sento soltanto quello tutto il giorno. Tu invece, come fai a sopportare lo stramazzare delle tue opere? Questo almeno non lo dico nuovo, è padre. Ma anche Santippe ce n'era figli. E te riesci, puoi andare, non so se è me. Di cicuta, un'erba velenosa che veniva pestata in un mortaio e alla quale veniva aggiunta dell'acqua. Egli morì innocente. Yeah.
nel frattempo che i ragazzi cambiano la scena, vero? Poi dopo vi batteranno le mani e vi ringrazieranno, non vi preoccupate, però facciamo fare anche l'altro sketch che è veloce